Buonasera amici, sono 3 minuti in ritardo, ma ho dovuto un attimino preparare il discorso di questa sera perché se mi vedrete un po' stanca, un po' meno vivace del solito, è solo perché purtroppo sono in ospedale da mia madre, sto praticamente facendo le notti, sono leggermente un po' stanca, però insomma mi sono preparata per l'argomento di questa sera perché è importante, come sempre, andare avanti anche in questo cammino che stiamo facendo oramai da quasi 2 anni ed è importante incontrarci su questa rete, diciamo. Intanto vi saluto caramente. Sto cercando di prendere la linea anche con il cellulare per fare le condivisioni, ma a quanto pare non ci riesco, quindi se mi vedrete un attimino distratta è perché vorrò riuscire a fare quello che devo. Intanto, come sempre, facciamo il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Vedo che già qualche amico è collegato, quindi mi fa piacere vedervi. E sto sempre aspettando che il mio cellulare vada in rete e non ci sto riuscendo. Tra l'altro non sono nemmeno riuscita a lavorare bene, estrapolare bene tutti i documenti che dovevo appunto estrapolare perché qua in Calabria, dove sono proprio per accudire mia madre in questo momento di dolore, diciamo, non ho abbastanza linea wifi e quindi sono un attimino bloccata e in difficoltà. Niente, non riesco, andiamo avanti. Allora, questa sera l'argomento che tratterò sarà T come tasse. T come tasse, aspettate che il roaming è acceso, non capisco proprio bene. T come tasse, in pratica sempre secondo il programma nazionale, che è estrapolato dal compendio sociale della dottrina della Chiesa, praticamente dice: leggere attentamente le avvertenze può avere effetti collaterali. Il rispetto dell'autorità corrisponde all'ordine stabilito di Dio. Quindi, per noi, per il popolo della famiglia, nel nostro intento di legiferare, nel nostro intento di fare il bene della società, partendo dal bene dell'uomo, partendo dal bene della famiglia, mettiamo Dio al centro anche quando si parla di tasse, perché comunque è un qualcosa che va a entrare nel vivo della persona, nel vivo dei rapporti. Quindi il rispetto dell'autorità corrisponde all'ordine stabilito da Dio. Per questo si dà a Cesare quel che è di Cesare. La tassazione è una forma di solidarietà. L'obiettivo verso cui tende il fisco e la spesa pubblica è una finanza pubblica capace di proporsi come strumento di sviluppo e di solidarietà. Una finanza pubblica equa, efficace, efficiente, produce effetti virtuosi sull'economia perché riesce a stabilire la crescita dell'occupazione. Infatti, la parte principale che dovrebbe veramente stare al cuore di ogni legislatore è proprio quella poi centrale, che è l'occupazione. L'occupazione perché attraverso questa si può veramente dare linfa vitale alla società, si può dare linfa vitale alle famiglie, si può dare linfa vitale al futuro. Quindi proseguiamo nella lettura. Produce effetti virtuosi sull'economia perché riesce a favorire la crescita dell'occupazione, a sostenere l'attività imprenditoriale, le iniziative senza scopo di lucro e contribuire ad accrescere la credibilità dello Stato quale garante dei sistemi di previdenza e di protezione sociale, destinati in particolare a proteggere i più deboli. La finanza pubblica si orienta al bene comune quando si attiene ad alcuni fondamentali principi. Le tasse vanno pagate, ma devono essere eque e razionali. Effettivamente, eque e razionali qui in Italia soprattutto c'è proprio poco. Ad esempio, al diminuire del reddito, essere eque e non esagerate. La spesa pubblica va amministrata con rigore e integrità. I nostri politici non mi sembra che lo stanno facendo, gli stipendi devono essere giusti, le risorse pubbliche non vanno derubate, cioè qua in Italia è tutto al contrario. Aspettate
Aspettate che sono riuscita a prendere la linea, faccio due condivisioni velocissime in maniera che tanti amici possono seguirci, infatti il motivo per cui sono un po' distratta è questo. Inoltre tale spesa va distribuita in un'ottica di solidarietà, valorizzando i talenti e non, come accade oggi purtroppo, con i cervelli in fuga nei nostri giovani, per cui vanno a rimpolpare veramente gli altri stati di capacità come solo noi italiani possiamo avere, ecco. Quindi va distribuita in un'ottica di solidarietà, valorizzando i talenti e presenti sul territorio, aiutando chi ne ha bisogno. Ad esempio, io vi posso fare l'esempio proprio pratico del territorio, di chi ne ha bisogno, ad esempio i nostri giovani che hanno bisogno di lavorare. Mia figlia è stata una di quelle ragazze fortunate, tra virgolette, che ha potuto usufruire del Job Act. Questa veramente proposta, così, come dire, valorizzata, no, da Renzi, il Job Act. In che cosa consiste? Perché effettivamente sulla pelle di mia figlia ho potuto capire il valore di questa ideona, diciamo. Questi poveri ragazzi sono assunti da queste piccole imprese, medie imprese, ditte e quant'altro, pagati 500 euro dall'INPS, quindi a carico dell'INPS un'ulteriore spesa, e 100 euro dal datore di lavoro. Premetto, mia figlia parla 5 lingue. Ha lavorato 6 mesi in questo locale, ovviamente di cui non dico il nome, perché giustamente da imprenditori loro hanno fatto ciò che il Job Act dà in mano il potere di fare, hanno assunto mia figlia per 6 mesi senza dare a lei il diritto né di ferie né di mutua, lavorando tantissime ore anche fuori busta paga, diciamo, senza poi avere il contributo equivalente, per poi sentirsi dire a fine 6 mesi che non l'avrebbero tenuta perché comunque a loro non conveniva economicamente. Giustamente loro, dando 100 euro di tasca loro a questo giovane, maschio o femmina che sia, e il restante contributo dandolo all'INPS, giustamente, anche se mia figlia in quel locale, in un locale dove arrivavano persone da tutto il mondo, era l'unica che parlava le lingue che a loro interessavano, ecco, hanno fatto un puro calcolo economico e hanno deciso, giustamente, secondo quanto il Job Act dà in mano come strumento agli imprenditori, che tra l'altro sono impiccati da questa economia di tassazione di cui vi parlerò dopo, che non riescono, giustamente, ovviamente, no, non giustamente perché sia giusto, ma giustamente perché devono correre dietro a questa capacità di tenere in piedi una ditta che ultimamente lo Stato non aiuta, ecco, mia figlia, come tanti altri giovani, ha dovuto ricevere questa lettera di licenziamento e non avere la possibilità di integrarsi in un mondo del lavoro. Quindi queste ipotesi di inserimento nel mondo del lavoro che vengono date ai nostri giovani attualmente sono solo proprio chimere, perché mia figlia, come tantissimi altri, è dovuta andare all'estero a cercare fortuna. Questo certamente è sempre avvenuto, però in un'Italia che dovrebbe crescere soltanto perché è politicamente gestita male, doverci ridurre in una scelta forzata di cambiare nazione per trovare lavoro perché nella propria nazione si è sfruttati, ecco, penso che i nostri politici potrebbero lavorare meglio. Ma visto che non lo fanno né quelli di destra né quelli di sinistra, siamo nati noi, popolo della famiglia, proprio dal basso, queste famiglie che vengono bistrattate e sfruttate, che vogliamo prendere in mano la situazione e aiutare i nostri figli e il futuro dei nostri figli affinché le cose possano andare meglio. Continuando nella lettura del T come tasse, del proprio punto programmatico nazionale del popolo della famiglia, leggo ancora: destinando ad fine un'adeguata quantità di risorse. Ecco, questo è un po' il concetto fondamentale del nostro pensare. Ora cosa voglio dirvi con questo? Voglio dirvi, oggi ho fatto un po' una ricerca in internet
E ho trovato proprio uno scritto molto molto chiaro, molto molto interessante di Paolo Franceschetti che ha spiegato benissimo, ha fatto veramente il quadro attuale che stiamo vivendo come popolo italiano. Prima di tutto però vi voglio dire che cos'è la tassa. La tassa è quanto un privato dà a un ente pubblico in cambio di un servizio. Questo come linea generale. Ma che cosa ci ha ben descritto Paolo Franceschetti? Ha detto che le tasse non servono a far entrare attualmente, per come viene gestito tutto quanto, non vengono, non, le tasse non servono a far entrare nelle casse dello Stato liquidità, o perlomeno quella liquidità che aiuta il popolo, perché comunque non è questo l'obiettivo dei nostri politici. Faccio un'ultima condivisione e poi mi concentro totalmente con voi. Comprendere questo comunque è fondamentale per capire il sistema in cui viviamo e gli scopi attuali di chi ci governa, che non sono di certo per un benessere sociale, per un benessere del popolo, ma è proprio per una distruzione programmata affinché, come vi dirò dopo, il popolo non abbia proprio la capacità, il tempo di poter pensare, di potersi organizzare in qualcosa di diverso che non sia questa folle corsa alla sopravvivenza. Tutte le fonti, ovviamente, del pensiero unico, quali i mass media asserviti allo Stato, piuttosto che i politici o i libri di testo che vengono dati ai nostri figli per indottrinarli, non solo con l'ideologia di genere, ma anche per come viene spiegata la storia, no? Il passato e per quanto riguarda anche l'economia, per come viene insegnata, praticamente tutto questo fa credere, attraverso tutta questa informazione che ci viene data, che aumentare le tasse equivalga ad avere più soldi all'interno dello Stato, quindi ad avere più servizi pubblici rivolti ai cittadini, quindi più strade, più scuole, quelle scuole che oramai sono allo sfacelo non solo come didattica, ma soprattutto come ideologia e indottrinamento, che tutti sappiamo in questo periodo che va a colpire come ideologia di genere. Ma questa sera no, non interessa quell'argomento. Quindi questi servizi pubblici, come ad esempio la sanità, io sono adesso in Calabria, vi ho raccontato nell'altra diretta, dove sto vedendo l'impegno che ha tutto il personale medico e infermieristico nel seguire una malata grave, come ora mia madre, ma che comunque non hanno i mezzi, quindi queste tasse che noi cittadini paghiamo affinché le nostre strutture sanitarie supportino la persona malata, ecco, ci possiamo rendere conto che non sono supportate da quei soldi che nelle casse dello Stato dovrebbero finire per questo scopo, perché i nostri ospedali sono sempre più allo sfacelo, come le nostre scuole, come le nostre autostrade, come ogni servizio che non è supportato da quello che noi in termini economici stiamo versando allo Stato per farle funzionare. Questi soldi non vengono utilizzati per quello che vengono acquisiti. Però, tornando al discorso di prima, di come veniamo indottrinati, appare logico, quindi, secondo quello che ci dicono, che in uno stato di crisi come questa crisi stiamo vivendo oggi e che tra l'altro è indotta, tagliando le spese e aumentando le tasse, sembrerebbe, vorrebbero farci credere che si reperirebbero più fondi e nuovi fondi per aumentare e beneficiare di questi servizi che di fatto non aumentano, non migliorano, ma di anno in anno stanno tragicamente peggiorando. Anzi, siamo veramente, diciamocelo chiaro, arrivati a livello del terzo mondo. Quindi, questa realtà che oggettivamente stiamo vivendo, non solo è una mossa sbagliata, di voler indicare l'aumento delle tasse come una maggior poi adeguatezza di servizi, ma produce, addirittura effetti opposti rispetto al risultato che ci viene auspicato. Facciamo un esempio, adesso vado proprio sul lato pratico. Se ad esempio lo Stato aumenta del 4% di tasse, si
si pensa che quel 4% vada in equivalenza all'interno delle casse dello Stato proprio per un pari importo ed aumenti quindi la potenzialità di utilizzo proprio per quei servizi di cui vi ho accennato prima. In realtà quel 4% di aumento di tasse non fa altro che creare una contrazione dei consumi. Ovviamente, come stiamo vivendo e sperimentando, qui in Italia ogni persona ha diminuito di tanto l'acquisto in beni e in servizi, perché in pratica prima di tutto si crea questa paura del futuro, questa incapacità di affrontare il futuro per chi è ancora fortunato e ha quel po' di lavoro che lo sostenta, ma proprio meramente per il minimo indispensabile, senza contare invece purtroppo tutte le persone che già, e ce ne sono tantissime, sono disoccupate e sono già in una soglia di povertà che non gli fa presupporre un timore, ma vivono già nella problematica grave. Quindi quell'aumento reale del 4% che sembrerebbe ci dovrebbe essere con l'eventuale aumento delle tasse del 4%, in realtà all'interno delle tasse e delle casse dello Stato si traducono in uno 0,02%. Perché? Perché va ad incidere esclusivamente sui capitali immobilizzati e non su quelli in circolazione. Ma vi faccio un esempio pratico di quello che vi sto dicendo. Se un dipendente prende 1000 euro lordi di stipendio, ha una pressione fiscale che aumenta dal 30 al 33%, con quel 3% auspicato di aumentazione di tassa. Allora, a questo punto, il dipendente, anziché 700 euro di stipendio effettivo, ne incasserà 670, quindi deve ulteriormente diminuire i consumi. Ma quei 30 euro di tassazione ulteriore, è vero che finiranno all'interno delle tasche dello Stato, ma non verranno spese in consumi e servizi vari. Quindi, se quei 30 euro fossero stati spesi in beni di consumo, sarebbero comunque finiti nelle casse dello Stato, sia pure per via indiretta, perché sarebbero andati ad un commerciante che su quei 30 euro avrebbe pagato comunque il 50% di tasse, e quei 15 euro effettivi di guadagno sarebbero comunque stati ulteriormente spesi per i propri beni e consumi privati, e su quegli ulteriori 15 euro lo Stato avrebbe di nuovo percepito la tassa. Quindi quei 30 euro che vengono presi per ulteriore tassazione, che creano in realtà una contrazione di spesa, finirebbero esattamente allo stesso modo all'interno delle casse dello Stato senza bloccare l'economia, cosa che di fatto sta avvenendo. Ma facciamo un altro esempio. Se un benzinaio prende 1000 euro di benzina, circa 750 euro vanno direttamente in tasse. Gli altri 250 euro le altre 250 euro che rimangono al benzinaio li darà in tasse di introito, e i 125 euro restanti li spenderà in vestiti, in divertimenti, in quello che vuole, ma anche lì verranno pagate le tasse di quegli 125 euro spesi dai quegli imprenditori che produrranno a quel benzinaio il bene o il servizio che finalmente riuscirà a comprarsi con quella parte economica rimanente. Ora, questo per dirvi cosa? Che non c'è bisogno di aumentare le tasse o l'IVA per far sì che all'interno delle tasse dello Stato vadano i nostri soldi per produrre beni e servizi, ma che tutta questa pressione fiscale altro non è che il modo per portare, ve lo dico in maniera semplice, noi cittadini alla canna del gas per impedirci di riuscire a pensare, a concentrarci, ma anche solo per riuscire a creare famiglia e unirci in quello che è il nostro poi obiettivo primario nella vita e che ormai ce l'hanno distrutto.
Quindi l'unico denaro che finisce, che non finisce nello Stato, è quello che il cittadino riesce a mobilizzare e a mettere da parte, ma con questa economia isterica che hanno prodotto, nessun cittadino potrà più mettere niente da parte, quindi lo Stato si appropria totalmente di tutto, rendendo il cittadino incapace di avere anche i beni di prima necessità. In qualunque caso, in ogni sistema fiscale degno di questo nome, esiste una fascia protetta, esente da tasse, che è quella dei redditi minimi, perché è un principio ovvio che non ha senso far pagare le tasse a chi guadagna poco, in quanto i guadagni delle classi povere finiscono tutti in consumi, quindi vanno allo Stato e non si traducono in risparmi. Da noi fino a qualche anno fa queste fasce deboli erano esenti dal reddito, da questo tipo di tassazione, ma da qualche anno invece il prelievo fiscale opera anche su chi ha poche centinaia di euro di guadagno. Quindi tutto sempre dovuto allo stesso discorso di strozzinaggio economico. Non a caso i sistemi fiscali più intelligenti, come ad esempio quello del Canada, della Bulgaria piuttosto che dell'Australia, non hanno aliquote, non solo hanno aliquote basse, infatti l'aliquota massima media si aggira intorno al 35%, ma prevedono sgravi fiscali per chi investe. Infatti in quelle nazioni l'imprenditore che ad esempio guadagna 1 milione di euro ed intende investire nella propria azienda e per la propria azienda quel 1 milione di euro, ecco, quel 1 milione di euro non gli viene tassato, perché sempre col discorso che vi ho fatto prima, comunque si rientra lo stesso quel 1 milione di euro all'interno delle casse di quella nazione, in quanto poi saranno gli altri imprenditori oppure i dipendenti stessi con i guadagni che avranno, che acquistando beni e servizi faranno rientrare all'interno delle casse dello Stato proprio quel 1 milione di euro che non viene tassato. Ma comunque si riesce a creare quella sinergia, quel movimento economico che non solo aumenta la capacità di utilizzo da parte dello Stato per creare beni e servizi, ma fa beneficiare al cittadino stesso di ciò che necessita. Proseguendo con questa, come dire, questo pensiero a voce alta con cui sto cercando di dialogare con voi da dietro questo schermo, la conclusione di questo discorso è che in molti casi per lo Stato è più conveniente non tassare piuttosto che tassare. Ci sono addirittura degli esempi di sistemi fiscali che si aggirano intorno al 20% e in alcuni casi possono anche non esistere tasse sul reddito, ma solo imposte indirette. In Italia in realtà le tasse assumono connotazioni che sfiorano il ridicolo, perché ad esempio parliamo di quando si va a registrare un terreno proprio nel registro, fra imposte catastali e ipotecari, notarili, eccetera, si arriva al 20%. E fino a qualche anno fa addirittura c'erano tasse anche sull'acquisto di un accendino, piuttosto che per gli imprenditori che erano nell'ambito, nel settore dell'alimentazione, avevano anche addirittura tassazioni per avere il frigorifero, per mantenere sani i cibi. Grazie poi all'intervento dell'Unione Europea questa follia è stata leggermente limitata, ma comunque l'Italia rimane sempre uno degli stati a tassazione più alta, tant'è che siamo lo zimbello proprio mondiale per questo punto di vista e non solo per questo ultimamente. Le tasse di un sistema demenziale appunto come quello italiano servono unicamente quindi a tenere i cittadini in condizione di sudditanza, per non permettere che questi abbiano tempo di pensare, evolvere, fare attività politica, informarsi. I cittadini devono sgobbare, se lo vediamo bene, 6 giorni su 7, per poi correre trafelati al supermercato il sabato sera e avere finalmente forse quella domenica di libertà che alla fine viene sprecata, perché comunque a quel punto la famiglia è anche distrutta, perché comunque questo sistema di vita, questa tensione fiscale, questa difficoltà economica va a distruggere la famiglia in una società che
che vuole distruggerla non solo dall'interno ma anche dall'esterno, e quindi quella domenica che si potrebbe vivere in grazia di Dio in famiglia santificando la festa, non solo la festa non viene più santificata perché ci hanno anche insegnato che Dio non esiste e poi viene di loro, ma io oramai conosco poche famiglie che riescono a rilassarsi la domenica. Quindi lo stesso discorso proseguendo sul discorso dello strozzinaggio fiscale, scusate la mia pronuncia un po' non giusta perché ho problemi, è anche definita dalla questione dell'IMU. A cosa serve l'IMU? È un'ulteriore oppressione che viene data ai contribuenti, perché comunque in questa economia oramai distrutta, mancante di liquidità, quell'onere fiscale ulteriore, sia per i privati sia per le aziende, queste aziende che comunque hanno questi grandi capannoni in una crisi dove a malapena riescono a mantenere, se riescono, malgrado i tagli del personale, se riescono a mantenere aperta la ditta. Questo è anche uno degli altri motivi per cui tantissimi imprenditori vanno all'estero, proprio per questa pressione fiscale. Per quei pochissimi che sono rimasti in Italia, hanno un utile calcolato, tolte le spese, tolte appunto le tasse, se gli va bene, di un 2%. Ora, per mantenere in piedi tutta questa realtà lavorativa, lavorando 6 giorni su 7 come negri, noi operai o impiegati o quant'altro, e 7 giorni su 7 questi imprenditori che devono freneticamente lavorare sempre per mantenere in piedi questo meccanismo che poi serve solo a finanziare lo Stato per strozzinare noi privati e imprenditori, ecco, l'IMU è un'ulteriore tassa per velocizzare la distruzione della nostra società. Ora, perché capita questo? Perché per i privati, vabbè, è scontato, perché ha lo stipendio, quel poco di stipendio, non si riesce più a far fronte ad arrivare non solo a fine mese, ma nemmeno a metà mese. Per gli imprenditori che utilizzano liquidità per appunto pagare l'IMU o vendere immobili o chiedere prestiti alle banche, non riescono proprio più a sostenere questo aggravio, questo peso fiscale. Tornando a un pensiero, visto che io sono nello spazio del rivolto alla luce della gospa, a un pensiero di Papa Pio XI, ha detto: nel nostro tempo è ormai evidente che la ricchezza e un immenso potere sono stati concentrati nelle mani di pochi uomini. Questo l'ha detto nel 1931. Adesso la questione è totalmente degenerata in peggio. Questo potere diventa particolarmente irresistibile se esercitato da coloro che controllano e comandano la moneta, poiché costoro sono anche in grado di gestire il credito e di decidere a chi deve essere assegnato. In questo modo forniscono il sangue vitale all'intero corpo dell'economia. Loro hanno potere sull'intimo del sistema produttivo, così che nessuno può azzardare un rispetto contro la loro volontà. Ora, per concludere questo discorso, proprio su questo argomento di economia e di strozzinaggio statale pubblico, a Torino il 2 dicembre alle ore 15, presso la sala convegni di Avarese in Corso Dante 14, avremo proprio un convegno che parlerà di crisi economica e quali risposte. Quali risposte? Perché bisogna veramente capire come indebolire, perché noi siamo la maggioranza e noi possiamo indebolire questo stato di cose se capiamo, se comprendiamo, se ci uniamo e se agiamo. Quindi il 2 dicembre alle ore 15 in Corso Dante 14 presso la sala Lia Varesio avremo proprio questo titolo: crisi economica, quali risposte? Perché bisogna non ripristinare questo stato di cose, ma proprio azzerare e ripartire. E quindi in questo convegno ci sarò io, quale rappresentante del popolo della famiglia che vuole fare un nuovo modo di fare politica, per fare un nuovo modo di fare economia, per creare nuovi posti di lavoro con nuovo sguardo, che ora vi spiegherò meglio. Ci sarà un economista e ci sarà anche un esperto di consumo organizzato. Quindi sarà importante approfondire questo argomento
e da queste basi partire, perché veramente il compito di noi cittadini e di noi politici è indebolire coloro che vogliono indebolirci. Anzi, no, non vogliono indebolirci, vogliono proprio distruggerci. Il loro obiettivo è distruggerci. Allora noi dobbiamo prendere coscienza, dobbiamo formarci, dobbiamo informarci, dobbiamo unirci e dobbiamo creare quella reazione, perché non possiamo permettere che poche teste comandino la massa. Questa massa deve prendere coscienza che il potere ce l'ha la maggioranza. E visto che la maggioranza siamo noi, popolo, che stiamo male, visto che il popolo che legge chi ci governa, ma chi ci governa non deve fare abuso del potere che gli è stato dato per il bene sociale e non per il proprio bene privato, ecco, allora il popolo deve ribellarsi. Per carità, noi siamo un po' un movimento per lo più di persone cattoliche, noi ci ribelliamo col rosario in mano, ma col rosario in mano dobbiamo usare l'intelligenza per capire come siamo usati, come siamo strumentalizzati, e con quell'intelligenza che poi diventa sapienza, perché con il rosario in mano, cari amici, si ha la sapienza di Dio, e la sapienza di Dio va ben oltre alla mera intelligenza umana, ecco, allora dobbiamo decidere di cambiare le sorti del nostro paese, ma non tanto per noi, che oramai come me siamo arrivati a 50 anni, ben oltre alla metà del nostro percorso di vita, ma dobbiamo veramente degnamente lasciare il futuro ai nostri figli. Ora invece vorrei passare a una riflessione che ha fatto l'avvocato Gianfranco Amato, nonché segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Cosa ha detto l'avvocato Gianfranco Amato in merito proprio alla questione di economia da supportare a livello politico e di quello che il Popolo della Famiglia vuole fare come intento futuro appena saremo al governo? Anche se loro ci vogliono oscurare, hanno di nuovo oscurato dopo un giorno, allora un mese di oscurato. Già successa la terza o la quarta volta, oramai ho perso il conto da questo anno e mezzo in cui stiamo lavorando come Popolo della Famiglia, dove non abbiamo spazio nei mass media pubblici. Io ho già detto e ribadito più e più volte che ogni giorno ho mandato per mesi a 50, 60, 70 testate giornalistiche di tutto il Piemonte, più e più comunicati stampa, ancora l'ultimo l'ho mandato due settimane fa, e non si passa proprio questa cortina, questo muro di gomma, questa cortina di ferro. I mass media a noi ci oscurano, perché siamo qua sul Popolo della Famiglia TV, su Facebook, dove il nostro presidente nazionale Mario Adinolfi viene continuamente oscurato. Dopo un mese di blocco, un presidente di un movimento politico, è gravissimo, dopo un mese di blocco il mese scorso, e già ce n'erano stati in precedenza anche durante le campagne elettorali, dopo un solo giorno è stato di nuovo bloccato per il prossimo mese. Ecco, allora noi cosa facciamo? Continuiamo a dire e a informare le persone, perché a questo punto, se continuiamo a essere bloccati come presidente del movimento, se continuano come noi dirigenti del Popolo della Famiglia a mandare comunicati stampa che non vengono inoltrati e comunicati al popolo, probabilmente hanno capito che noi abbiamo intuito la strada giusta da seguire, e temono che se le persone vengono a conoscenza di questo modo di pensare, di questa sapienza che ci viene data dall'alto, perché noi il movimento l'abbiamo consacrato a Maria, noi del movimento abbiamo messo al primo posto Dio, ma Dio, quel Dio che non solo è per chi ha fede il re dei re, ma per chi non ha fede, quel Dio che ha insegnato anche per chi non ha fede la verità delle cose in maniera oggettiva, in maniera naturale, ecco, sia per chi ha fede sia per chi non ha fede. Questo movimento politico sta spiegando agli italiani, con quei mezzi proprio provvisori che riusciamo ad utilizzare, con quei mezzi lì stiamo facendo formazione e informazione, e veniamo talmente temuti in questo che veniamo oscurati in tutte le maniere. Ma noi andiamo avanti fiduciosi,
che come Davide ha sconfitto Golia, anche noi saremo quel granellino che andrà ad inceppare questa macchina infernale di abusi e soprusi che vengono fatti ad un popolo. Ora, l'avvocato Gianfranco Amato che cosa ha detto? Oggi occorre difendere, sostenere e valorizzare la preziosa realtà delle piccole e medie imprese. Questo per tornare al discorso di prima, dello strozzinaggio di Stato che viene fatto alle piccole e medie imprese e di conseguenza anche a noi privati. Il popolo della famiglia volge lo sguardo a questo mondo, considerando la cornice programmatica della sua azione politica, cioè sempre scusate, dopo 20 notti che ho fatto a mia madre, faccio un po' fatica, ho un po' di fatica di concentrazione, ma so che voi siete intelligenti e capite quello che voglio dire. Allora, la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, che è il nostro punto di riferimento sia come programma nazionale e sia questa sera per questo argomento intesa come economia, nel punto 315 e nel punto 339, che cosa dice? Nel punto 315, il lavoro nelle piccole e medie imprese, il lavoro artigianale e il lavoro indipendente possono costituire un'occasione per rendere più umano il lavoro vissuto, il vissuto lavorativo. Quindi mettere al centro l'uomo per dargli la dignità lavorativa, per dargli quella dignità di vita. Perché, cari amici, se non c'è lavoro non ci può essere dignità, perché se non c'è lavoro non c'è economia, non c'è possibilità di creare famiglia, non c'è possibilità di crescere i figli in una serenità, ma anche, non parliamo di serenità, ma proprio in una minimalità di sopravvivenza, sia per la possibilità di stabilire positive relazioni interpersonali in comunità di piccole dimensioni, sia per le opportunità offerte da una maggiore iniziativa e imprenditorialità. Ma sono pochi in questi settori i casi di trattamenti ingiusti, di lavoro mal pagato e soprattutto insicuro. Quindi, nelle piccole e medie industrie abbiamo visto, secondo la dottrina sociale della Chiesa, che comunque i casi di ingiustizie sono ridotti. Certo, perché nelle piccole e medie imprese l'uomo rimane uomo, non si diventa numero. Nel punto 339 cosa viene detto? I componenti dell'impresa devono essere consapevoli che la comunità nella quale operano rappresenta un bene per tutti e non una struttura che permette di soddisfare esclusivamente gli interessi personali di qualcuno, come avviene a tutt'oggi. Se tale consapevolezza permette di giungere alla costruzione di un'economia verbale veramente al servizio dell'uomo, di elaborare un progetto di reale cooperazione tra le parti sociali. Un esempio molto importante e significativo nella direzione indicata proviene dall'attività che può riferirsi alle imprese cooperative, alle piccole e medie imprese, alle aziende artigianali, a quelle agricole, dimensioni familiare. La dottrina sociale ha sottolineato il contributo che esse offrono alla valorizzazione del lavoro, alla crescita del senso di responsabilità personale e sociale, alla vita democratica e ai valori umani utili al progresso del mercato e della società. Ora, detto questo, vediamo quali sono i modelli organizzativi che possono dare la svolta a tutto questo. Prima di tutto emerge il primato dell'uomo con i suoi valori di libertà, responsabilità, dignità e creatività. Quindi al centro non c'è l'economia, cioè non è l'economia che è al servizio dell'uomo, non è l'uomo che è al servizio dell'economia, ma è l'economia che è al servizio dell'uomo. Quindi il grande valore della solidarietà che caratterizza l'insegnamento sociale della Chiesa mette al centro l'uomo. L'uomo che deve utilizzare l'economia per il proprio benessere personale, familiare e sociale. Ma come ha detto San Giovanni Paolo II, il mio grande Papa, il Papa di tre quarti della mia vita, il Papa che è stato proclamato subito santo perché proprio ogni suo gesto, ogni sua parola ha veramente trasmesso quella chiarezza, quella profondità, quel sentire dell'anima che è veramente stato sempre accettato tutto chiaramente perché era veramente parola profetica. Allora San Giovanni Paolo II nel grande giubileo dell'anno 2000 che cosa ha detto? Rivolgendosi proprio agli operatori di quelle categorie imprenditoriali, ha detto: voi
E quando io leggo qualcosa di San Giovanni Paolo II, proprio ricordo anche il tono della sua voce, già anche quello era veramente un dialogo muto senza ascoltare le parole, già solo la voce. Voi potete ridare forza e concretezza a quei valori che da sempre caratterizzano la vostra attività. Questo rivolto agli imprenditori. Il profilo qualitativo, lo spirito di iniziativa, la promozione delle capacità artistiche, la libertà e la cooperazione, il rapporto corretto tra la tecnologia e l'ambiente, l'attaccamento alla famiglia e i rapporti di buon vicinato. Ecco come San Giovanni Paolo II intendeva l'imprenditoria. Quindi a questo punto il popolo della famiglia quale atteggiamento ha nei confronti di questo argomento? Come sempre, mette al centro la famiglia, il popolo della famiglia. E come? Perché il family business è il maggior contenitore che può strutturare veramente una buona e ottima economia. Questo in un'Europa, tra l'altro, che è maggiormente presente un tipo di questa politica di economia familiare. Anche se si sta distruggendo l'Europa, anche se si sta distruggendo la famiglia, il modello familiare di economia è comunque alla base della nostra identità. Ad esempio, vediamo in Italia c'è l'85% di struttura familiare economica, che tra l'altro è quella che sta mantenendo forte in piedi ancora questa barlume di equità sociale che rimane. Io mi rendo perfettamente conto che, pur essendo una lavoratrice, purtroppo oggi mi devo appoggiare alla mia famiglia di origine per poter andare avanti. Però, se noi comprendiamo che questa economia sta distruggendo quell'ultima liquidità, che era la liquidità che i nostri genitori con due stipendi riuscivano a metterne uno da parte, perché comunque quell'economia precedente permetteva di vivere ancora più dignitosamente di oggi, a metà spesa attuale. Ecco, se noi adulti di oggi riusciamo ancora a barcamenarci, a sopravvivere, non è per gli stipendi e l'economia che lo stato attuale ci offre, ma perché abbiamo alle spalle quei genitori risparmiatori, quei genitori lavoratori, quei genitori che provengono da un'economia che ha permesso di vivere bene. Ma è un qualcosa che non potremo fare poi noi per i nostri figli, perché noi adulti di oggi stiamo andando a prosciugare le risorse precedenti, perché l'economia attuale ha distrutto la capacità di sostentamento familiare mensile. Ma su questo esempio, dice l'avvocato Gianfranco Amato, di questa family business, dobbiamo ripristinare noi come popolo della famiglia, vogliamo ripristinare il futuro economico dell'Italia. E ci fa l'esempio: l'impresa familiare è la più antica forma di organizzazione imprenditoriale e presenta indiscutibili vantaggi sotto il profilo organizzativo ed economico. Veramente c'è da imparare dalla famiglia, quella famiglia che con tutto l'impegno questa società attuale ci vuole distruggere, sia perché vuole distruggere l'identità di genere, perché vuole distruggere la definizione di maschio, femmina, uomo, donna, matrimonio basato su maschio, femmina. Quindi vuole distruggere proprio la possibilità sia di creare famiglia, perché quell'unione civile che ci viene proposta con due persone dello stesso sesso non è famiglia, in quanto, come ho già detto tante volte, la famiglia è intesa non solo per il sentimento, ma da un'oggettività. E l'oggettività qual è? Che un uomo e una donna possono procreare. Procreare quell'essere che sarà il nostro futuro e quell'essere per cui noi dobbiamo provvedere a sostenere, formare, educare, ma dobbiamo provvedere a lasciargli un futuro vivibile. Cosa che purtroppo non è oggi attuabile, ma noi, popolo della famiglia, ci stiamo organizzando affinché riusciamo comunque, distruggendo questo monopolio di Stato che è stato fatto dal pensiero unico, distruggendo questa cattiva gestione e introducendo questi nuovi pensieri politici, tra l'altro concretamente
concretizzabili, cioè noi non stiamo vendendo il fumo o raccontando la favoletta, noi stiamo dicendo come veramente può funzionare un'economia piuttosto che una sanità, non certo con l'eutanasia, piuttosto che una scuola, non certo con l'ideologia di genere, o piuttosto che un'integrazione sociale, non certo con lo ius soli, ecco. Allora il popolo della famiglia vuole contrapporre a questo disfattismo, di certo non il Job Act, no? Come ci vengono a dire questi giovani, inseriamoli nel mondo del lavoro, che poi sono solo numeri che vanno a dire, sì, sono stati assunti 500 giovani, che realmente non sono stati assunti, sono stati assunti per un passaggio, ma concretamente non c'è stata l'assunzione definitiva. Quindi giocano sui numeri, giocano sulla menzogna. Ecco, il popolo della famiglia invece vuole raccontare la realtà. La realtà qual è? Qual è il maggior vantaggio di un profilo organizzativo ed economico di un family economy? Allora, maggior attaccamento all'impresa. Se noi ricalchiamo la capacità familiare di impresa in un'impresa reale, ecco, vediamo come può funzionare. La famiglia ha il maggior attaccamento all'impresa. Certo, tutti collaborano affinché l'impresa familiare vada avanti, eserciti una buona gestione. Ecco, se questa stessa capacità viene introdotta all'interno di imprese economiche, può funzionare. Cosa c'è ancora? Maggior facilità di comunicazione e interpretazione. In una gestione familiare si capisce la comunicazione e si interpreta nella maniera corretta la comunicazione. Oltretutto, ritornando al punto precedente, perché c'è un maggior attaccamento alla famiglia. Il rispetto dell'autorità, per l'autorità nella famiglia c'è ancora questo rispetto. E se questo rispetto per l'autorità viene traslato in una gestione imprenditoriale economica, vediamo che sulla falsariga della gestione familiare si può creare una gestione parallela industriale con risultati che vanno a beneficio di tutti, imprenditori e dipendenti. Minore turnover dello staff organizzativo. Visione a lungo termine, perché una famiglia pensa oggi con lo sguardo rivolto al domani, cosa che non capita nelle aziende, perché vi dico l'ultimo punto e poi vi dico perché non capita nelle aziende. C'è ancora, oltre alla visione del lungo termine, la quantità di tempo allocato per l'istruzione degli impiegati e dei successori, nel senso si formano all'interno delle famiglie le realtà temporali degli adulti, ma formando anche le nuove generazioni, ecco, anche all'interno delle aziende deve accadere questo. La cultura familiare, quindi applicata all'impresa, genera un'incredibile potenzialità economica. E questo non soltanto in termini di flessibilità organizzativa, ma anche per il fatto che la cultura familiare riesce a conferire all'impresa una visione a lungo termine in cui i progetti e gli investimenti nascono dall'identità tra gli obiettivi. Quindi ogni cosa è mirata, sia come progetto sia come investimento, è mirata all'obiettivo da perseguire. E l'obiettivo qual è? Il benessere familiare. Quindi stessa cosa per l'identità d'impresa. Obiettivi che si traducono nel massimizzare il benessere delle attuali e future generazioni in una prospettiva transgenerazionale, esattamente, purtroppo, il contrario della logica di un'impresa manageriale attuale, normalmente legata alla massimizzazione del profitto in un'ottica di breve periodo e volta a incrementare il benefit personale del manager. Quindi capiamo, cari amici, che se si inverte la rotta anche sull'economia e anche sull'impresa, mettendo al centro l'uomo, mettendo al centro il benessere non solo attuale ma anche futuro, anzi ancora più futuro direi, perché veramente se si mette al centro l'uomo e non si fa dell'io Dio, ma si mettono tutte le cose al loro posto, Dio al suo posto, l'io al suo posto, l'io in rapporto con Dio, questa capacità quindi reciproca di amore, perché se si riesce a dare il giusto ruolo alle giuste figure,
tutto prende quell'armonia che va a ridimensionare questo caos in cui siamo immersi tutti. E che comunque, cari amici, questo caos non ha generato pace, questo caos non ha generato benessere, questo caos non ha portato frutti positivi per cui dici va bene il caos. No, questo caos sta portando la distruzione. Ma allora perché dobbiamo rimanere in questo caos? Perché non torniamo in quella veramente pace di cui poi, tra l'altro, io perlomeno sono stata particolarmente fortunata, ma non penso. Io penso veramente che in quegli anni in cui noi eravamo giovani c'era quell'armonia, vabbè, con tutte magari anche le problematiche, perché finché siamo vivi su questa terra, siamo in questa valle di lacrime, veramente non ci potrà mai essere la pace assoluta, ma non c'era nemmeno il delirio e l'inferno che stiamo vivendo oggi. Quindi, guardo un attimo che ora è, ancora 7 minuti. Quali sono le proposte? Le proposte del popolo della famiglia. Ridurre questa asfissiante burocrazia in cui siamo tutti avulsi e dietro questa burocrazia dietro cui corriamo tutti senza manco sapere nulla, senza capire nulla, senza chiarezza, senza metodo, senza... No, oramai noi corriamo per andare a lavorare, per prendere uno stipendio da fame, corriamo per capire come spendere quei 4 soldi, perché con una mano ce li danno e con 2 ce li tolgono, manco per farci mettere un piatto di lenticchie sul tavolo, perché veramente siamo tutti disperati. E meno male che abbiamo ancora i nostri genitori, per chi ce li ha, che ci possono aiutare, sostenere e rimanere dignitosi in questa società, cosa che non possiamo fare per i nostri figli e cosa per cui dobbiamo batterci, perché noi non dobbiamo essere egoisti, noi dobbiamo pensare che i nostri figli sono la parte più bella di noi, sono la parte più bella che noi dobbiamo curare con più amore e con più determinazione. Quindi la proposta è ridurre l'asfissiante burocrazia, semplificando ogni adempimento di carattere amministrativo, legale e tributario, diminuire significativamente i costi non salariali, i contributi e i contributi che in Italia incidono addirittura per il 28,2% sulle retribuzioni. Quindi pensate, signori, quanti magari imprenditori non riescono ad assumere dipendenti perché oltre allo stipendio devono dare il 28,2% regalato allo Stato di queste tasse, che poi non vanno nemmeno a generare benessere di servizi e di quanto servirebbe, perché vi ripeto, io ho una madre grave in un ospedale dove fra un attimo metteranno magari con la proposta di legge dell'eutanasia o con le DAT ci faranno decidere, perché poi ci prendono pure in giro raccontandoci quel bello che non esiste. Ci faranno far firmare le DAT in maniera che poi ci autocondanniamo a una morte per suicidio, perché se noi accettiamo di farci ammazzare, quello è. E quindi tanti imprenditori magari non riescono ad assumere perché magari non possono dare quel 28% di contributi oltre al salario, oltre a un'economia ferma che non genera liquidità, oltre all'IMU che devono pagare in un'economia ferma, che non hanno più soldi né per pagare i dipendenti, né per pagare l'IMU, né per pagare i contributi. Ecco, se abbassare, questa è un'altra ipotesi del popolo e famiglia, abbassare i contributi, quindi diminuire significativamente i costi non salariali, i contributi che in Italia appunto incidono per il 28% sulla retribuzione, e siamo il terzo paese più caro dell'Unione Europea per quanto riguarda i costi salariali e non solo quelli, costituire un apposito fondo statale in grado di assistere economicamente le piccole e medie imprese che non sono in grado di accedere a credito bancario, perché oramai le banche sono diventati strozzini legalizzati, ecco, e anzi magari le nostre tasse servono proprio a salvare le banche piuttosto che salvare gli italiani. Ma andiamo oltre, magari sarà argomento di un'altra diretta. Di fronte agli effetti deleteri della globalizzazione, questa globalizzazione che ce la propinano come un qualcosa di bellissimo, ci migliorerà in tutto e per tutto, in realtà ci sta soltanto danneggiando in tutto e per tutto tutti,
Quindi, di fronte agli effetti deleteri della globalizzazione e della cosiddetta finanziarizzazione dell'economia del lavoro, una classe politica deve difendere, sostenere e valorizzare il mondo della piccola e media impresa del nostro paese, dare uno sviluppo imprenditoriale che pone al centro dell'economia l'uomo e le sue relazioni sociali, a cominciare dalla famiglia. Ecco, questo è il programma del Popolo della Famiglia, che come sempre mette al centro l'uomo e come sempre vuole il vero bene dei nostri figli. Ma visto che il nostro programma nazionale delle tasse ha detto una frase, rendete dunque ciò che è di Cesare è Cesare e ciò che è di Dio a Dio, questa è un'espressione che troviamo nel Vangelo di Luca. Così Gesù replicò agli uomini subdoli, gli emissari dei sacerdoti, i quali gli domandavano se fosse lecito pagare il tributo a Cesare da parte di un ebreo, sperando in una sua risposta negativa che permettesse loro di denunciare i romani. Cristo però non solo non cadde nel tranello, ma con le sue parole insegnò che si deve obbedire alle leggi degli uomini senza trascurare i doveri di Dio. Nel linguaggio comune, l'approssimativa citazione è un invito alla giustizia, un richiamo ad attribuire i meriti a chi li ha e non a coloro che se li appropriano. Questo per dire cosa? È lecito pagare a Cesare quel che è di Cesare, ma dare a Dio quel che è di Dio significa che Cesare non deve ammazzare l'uomo, nel senso Cesare deve chiedere all'uomo ciò che è lecito, deve lasciare alla persona, Cesare deve lasciare al suo suddito lo spazio di vivere dignitosamente, avendo anche il tempo e soprattutto il tempo di rivolgere lo sguardo a Dio, di rivolgere lo sguardo alla famiglia, di guardarsi occhi negli occhi con amore uomo-donna, perché questo ci insegna Dio, per creare il futuro dell'umanità attraverso nuovi piccoli uomini, nuove piccole donne da curare, amare e lasciargli un mondo più bello di quello che noi abbiamo trovato. Quindi, cari amici, io con questo vi saluto. Vi ringrazio, scusatemi se questa sera sono stata particolarmente stanca, vi ripeto, dopo 20 giorni, anzi 20 notti, che purtroppo sono stata e starò ancora al capezzale di mia madre, anzi vi chiedo veramente preghiere perché ne ha bisogno lei, ne abbiamo bisogno noi. Ecco, quindi scusatemi se questa sera non sono stata particolarmente lucida, il motivo è questo. Ma per me era importante stare qui con voi e portare avanti questa battaglia che stiamo facendo come movimento, perché noi crediamo che l'uomo vada messo al centro, guardando Dio e creando una società più umana. E questa società più umana si potrà avere soltanto se si ha timor e amor di Dio. Grazie, vi auguro una buona serata. È stato bello essere qui con voi anche questa sera. Grazie a tutti, buonasera.